grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris. Santità, è motivo di particolare emozione porgere a nome del personale del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un deferente saluto in un'occasione così unica. Desidero ringraziarla per aver accordato l'udienza riservata ai Vigili del Fuoco d'Italia alla presenza del Sottosegretario di Stato Prisco. Noi oggi rappresentiamo oltre 40.000 uomini e donne che a livello centrale e territoriale, tra permanenti e volontari, sono quotidianamente impegnati, ciascuno nel proprio settore di competenza, con uno spirito di squadra e condivisione di strategie di intervento nell'assicurare il soccorso alle persone in difficoltà in ogni angolo del Paese, là dove c'è bisogno, grazie a una rete capillare. Dai sommozzatori agli elisoccorritori, dalle squadre USAR di ricerca sotto le macerie, a quelle per il nucleare, ai semplici vigili del fuoco, senza dimenticare chi è impegnato nei servizi tecnici professionali. Le attività dei vigili del fuoco sono molteplici e si caratterizzano per le varie specializzazioni, per un costante impegno nella formazione, come testimonia la presenza anche qui dei nostri allievi, nonché per la passione e la dedizione nell'affrontare nuove sfide professionali dettate dal cambiamento climatico, dalla transizione ecologica, dall'innovazione tecnologica che ci vedono costantemente impegnati oggi in verità ancor più di ieri. Non solo lotta agli incendi, anche boschivi, grazie all'impiego anche della nostra flotta aerea, ma una costante attività di prevenzione capillare, contribuendo a divulgare quella cultura della safety e della resilienza senza la quale non è oggi e non lo sarà neanche in futuro possibile affrontare le sfide che abbiamo di fronte. E ancora la gestione del rischio NBCR anche in relazione al complesso scenario internazionale. Tutti compiti molto delicati che il Vigile del Fuoco persegue grazie al silenzioso sostegno delle famiglie oggi qui numerose e nel ricordo commosso di chi nell'adempimento del proprio dovere ha sacrificato la propria vita per salvare le persone. L'orgoglio di un corpo che trae energia vitale dalla sua secolare e gloriosa tradizione, tramandata anche dai colleghi cessati dal servizio e che sono anche loro qui con noi oggi, sempre pompieri nell'anima. Un corpo impegnato in sostanza a traguardare l'orizzonte con consapevole coraggio, con impegno, con straordinaria professionalità, lo voglio sottolineare, al servizio dei più vulnerabili, di chi ha bisogno, di chi è in difficoltà, chi è in pericolo, in Italia come all'estero, nelle tante missioni internazionali a sostegno delle popolazioni nel mondo, continuando a servire il Paese con passione, con competenza, con umiltà, accompagnato dalla protezione di Santa Barbara che è la nostra patrona. Da oggi, Santità, ci sentiremo più forti e motivati grazie alle sapienti parole che vorrà riservarci e che contribuiranno a rendere più vivido il fuoco della passione civile, forte, della fratellanza, della solidarietà che arde nei cuori di ciascuno di noi nel renderci utili per il prossimo e nel servire chi ha bisogno. La ringrazio. Vigili del Fuoco, buongiorno. Do il benvenuto a voi e ai vostri familiari.
Saluto le autorità qui presenti e ringrazio il prefetto Laura Lega per le sue parole. Questo incontro mi offre l'occasione di esprimere il mio apprezzamento per ciò che rappresentate, per quello che fate a servizio della collettività, sia nei servizi quotidiani sia nelle grandi emergenze. Di queste la più recente è l'alluvione in una zona dell'isola d'Ischia, ma tutti conosciamo i vostri numerosi e prolungati interventi in soccorso dei terremotati. Anche io ho potuto constatare personalmente, in occasione di alcune visite compiute in Italia, il bene che avete fatto alla gente e al patrimonio ambientale, storico, artistico in quelle situazioni. Il vostro lavoro, in sinergia con le altre forze, è volto a garantire le condizioni di sicurezza e di tranquillità alla vita civile. E inoltre, come dicevamo, a intervenire quando si tratta di porre i cittadini al riparo da calamità o di pericoli. Il vostro senso di dedizione, questo è chiave, voi avete tanto, il vostro senso di dedizione, la prontezza, l'altruismo, l'audacia, la disponibilità al sacrificio, fino a rischiare la propria vita, e questo è grande di voi. La disponibilità al sacrificio sono ben noti e la gente ne va giustamente fiera. In certe situazioni di grave pericolo voi rischiate la vostra stessa incolumità. Pertanto la vostra missione è una scelta personale e consapevole che si giustifica per il dovere di tutelare le persone e le comunità nel momento del bisogno. Nella prospettiva cristiana, questo particolare lavoro che voi avete abbracciato trova riscontro nella parabola del buon samaritano, il quale, incontrando per la strada un uomo derubato, ferito, abbandonato, se ne fece carico con grande compassione e generosità. Questa parabola è capace di mettere in evidenza l'opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l'unica via di uscita è essere come un buon samaritano. Quest'uomo dimostra carità, disponibilità, assistendo il malcapitato nel momento del massimo bisogno. E questo quando tanti altri, per indifferenza o per durezza di cuore, hanno girato lo sguardo dall'altra parte. Il buon samaritano insegna anche ad andare oltre l'emergenza, a predisporre, potremmo dire, le condizioni per un ritorno alla normalità. Egli, infatti, dopo aver prestato il primo soccorso, porta il ferito in un albergo e lo affida all'albergatore perché possa ristabilirsi. Il protagonista di questa parabola ci manifesta la compassione e la tenerezza di Dio. E questo è lo stile di Dio, Vicinanza con compassione e tenerezza. Così è il Signore, vicino, compassionevole e tenero. Ci dice che la fraternità è risposta per costruire una società migliore, perché l'estraneo che incontro ferito lungo la strada è mio fratello. E voi, vigili del fuoco, rappresentate una delle espressioni più belle della lunga tradizione di solidarietà del popolo italiano, che affonda le radici nell'altruismo evangelico. Vi esorto a custodire questo patrimonio morale e civile, coltivandolo prima di tutto nel vostro stile di vita personale. In effetti la vostra vita è una vita di quelle professioni che hanno il carattere di una missione di servizio alla gente nei momenti di bisogno, dalle piccole alle grandi emergenze che possono capitare. Una missione di servizio alla dignità delle persone che nella difficoltà non vanno mai abbandonate. Una missione di servizio al bene comune della società, specialmente nei momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo, necessita di forze sane, affidabili, che lavorano con tenacia nel nascondimento. Cari amici, il Natale ormai vicino è la festa che più di ogni altra riassume il valore che vi ho proposto, la vicinanza, la compassione, la tenerezza, la solidarietà, il servizio, la fratellanza. Vicinanza, compassione, tenerezza, solidarietà, servizio, fratellanza.
E tutto questo ci è stato rivelato non scritto in un codice da osservare, ma scritto nella carne di un figlio di uomo, Gesù. Questa è la novità cristiana che non finisce di stupirci. Dio è venuto a salvarci facendosi come noi. Ha fatto quello che fate voi, è venuto a soccorrerci nel pericolo per salvarci e lo ha fatto nella maniera più radicale, sapendo di dover dare la sua vita per salvare noi. Lui è il buon samaritano dell'umanità. Possa questa grande ricorrenza cristiana, il Natale, essere occasione perché tutti scoprano e sperimentino quanto Dio ami l'uomo, ogni essere umano. E con questo auspicio vi rinnovo la mia gratitudine per il vostro prezioso servizio. Grazie davvero, eh? E dalle volte... Dalle volte se mi viene qualcosa per desiderarvi, Signore, che non abbiano lavoro, che non ci sia necessità di andare lì. La Vergine Maria che va in fretta dalla cugina Elisabetta per aiutarla, voi sempre andate in fretta quando c'è una cosa, no? Che la Vergine sia vostro modello. Vi affido all'intercessione della vostra patrona, Santa Barbara. Vi benedico di cuore insieme alle vostre famiglie e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie. Domine Jovisco, sin nome Domine Benedictum. Aiutare il nostro in nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Grados festi